Ciao a tutti, oggi faremo insieme una gradevolissima composizione centrotavola. Per il nostro progetto di oggi ci occorreranno dei nastri di poliestere, fondamentale che sia proprio poliestere, altrimenti le nostre peonie, ho già svelato cosa faremo, non ci verranno. Oltre ai nastri ci occorrerà del filo di ferro, io utilizzerò un pochino di questo verde da giardinaggio e del filo di ferro sottile, poi lo vedrete. Ci occorrerà un pochino di corteccia e un pochino di muschio, la guttaperca, un accendino, un paio di forbici, la nostra immancabile colla a caldo, una graffettatrice. Dovremmo preparare delle cannucce di carta, quindi ci occorreranno dei giornali. E poi come base io utilizzerò questa bellissima radice. Sarà possibile andarla a cercare, magari faremo una passeggiata nel bosco, altrimenti andrà benissimo un qualunque pezzo di legno. E io credo di avervi detto tutto e ora andiamo subito a lavorare. Dovremo prendere tutta la larghezza del giornale, faremo delle cannucce bianche, tagliamo, quindi lo abbiamo già visto mille volte, lasceremo la parte bianca qui in alto e appunto, come dicevo, otterremo delle cannucce bianche. Arrotoliamo sul bastoncino da spiedino e realizziamo la cannuccia. Quindi blocchiamo con un pochino di colla l'angolo in questo modo. Per chi lo desidera, metterò il link a come si fanno le cannucce qui sopra. Ora prendiamo una porzione di filo di ferro e la inseriamo dentro alla cannuccia. Tingiamo quindi la cannuccia con dentro il filo di ferro con dell'impregnante marrone. Innanzitutto dobbiamo preparare quello che sarà il centro del nostro fiore, quindi i pistilli. Tagliamo una strisciolina di nastro, chi l'avesse potrà usarlo giallo, altrimenti, come nel mio caso, lo tingeremo insieme. Lo pieghiamo e tagliuzziamo una serie di piccole frangettine e anche dall'altra parte. Velocemente con l'accendino in modo da arricciare le nostre frangettine. Quindi potremmo usare dei normali acquarelli, tingiamo il tessuto. Naturalmente chi avesse già il tessuto giallo non dovrà fare questa operazione. Lasciamo asciugare. Il nostro nastro è largo 5 centimetri. Ora tagliamo 35 quadratini da 5 centimetri per 5. Prendiamo quindi 20 quadratini e agiamo in questo modo. Pieghiamo a metà e qui ricaviamo una goccia, quindi così. Ora qui possiamo praticare uno o due tagli semplicemente in questo modo. Qui lo vedete, c'è con un taglio solo. Quindi prendiamo l'accendino e lo passiamo velocemente. In questo modo vedete il nostro petalo si arriccerà. Poi possiamo prendere due o tre petali ed unirli insieme in questo modo. Sovrapponiamo le basi, in questo caso ne metterò tre. Scaldo qui in fondo ed ecco fatto.
I restanti 15 quadratini li taglio in questo modo, piego tutto questo e anche qui posso decidere se praticare 2, 3 o 4 tagli. In questo caso ne ho 3, qui ne ho 4. Ora prendiamo l'accendino e anche qui passiamo velocemente intorno. Possiamo quindi montare sul nostro fiore. Prendiamo prima di tutto le frangettine, mettiamo un po' di colla a caldo nel centro ed incolliamo in questo modo. Ora incolliamo, prendiamo una porzione di filo di ferro e incolliamo sopra le nostre frangettine. Quindi andiamo avanti, prendiamo i petali, quelli piccolini, e li uniamo fra di loro. Così. E poi un altro gruppettino. Ed ora andiamo ad attaccare i ciuffettini di petali alla base, quindi in questo modo. Quindi proseguiamo attaccando anche gli altri ciuffettini. L'effetto ottenuto sarà questo, quindi i petali piccoli dovranno sovrastare i pistilli al centro in modo da nasconderli. Quindi attaccheremo i petali più grandi. Dovremo unirli in modo da creare una forma che possa abbracciare l'intera corolla finora formata. Quindi mettiamo solo un pochino di colla qui sul lato. Misuriamo, ancora un petalo,
mettiamo dell'altra colla a caldo. Proseguiamo quindi con gli altri petali, sempre sovrapponendoli leggermente uno all'altro. E sempre incollando un giro sul giro precedente. Prendiamo un pezzetto di nastro verde, lo pieghiamo a metà e tagliuzziamo la forma delle nostre foglie. Ecco fatto. Anche qui passiamo velocemente l'accendino ed ora potremo incollarle qui alla base del nostro fiore, quindi qui. Ed anche qui, guardate che bello. A questi punti possiamo prendere la guttaperca, io la bloccherò un pochino qua su in cima in modo che non si muova, e quindi la possiamo ricoprire per bene tutto il filo di ferro. Come potete vedere, allo stesso modo ne ho realizzati altri. Ed eccoci, componiamo la nostra composizione. Ricordate, all'interno delle cannucce avevamo messo un'anima di filo di ferro. Quindi possiamo sistemarle così. Qui blocco con un punto di pinzatrice e poi con la colla a caldo. Chi non possedesse questa sparapunti potrà tranquillamente utilizzare quei chiodini a U. Sarà un pochino più laborioso, ma vedrete che verrà comunque un lavoro bellissimo. Quindi continuiamo. Qui desidero realizzare una forma tondeggiante. Posso incollare una vicino all'altra le cannucce e poi bloccherò con un punto. Quindi incominciamo a sistemare le nostre peonie. Bloccherò con un pochino di colla a caldo e quindi via via sempre a seguire questa forma tondeggiante. Come vedete, non ho certo risparmiato la colla. Ed eccoci. Ora non ci resta che coprire tutta questa parte con un pochino di muschio.
Ed ecco fatto, in un quasi perfetto stile giapponese. Ed eccoci, la nostra composizione in stile giapponese è terminata. Che dire, a me piace davvero tantissimo. E come sempre grazie, grazie di cuore a tutti e come sempre mi raccomando, iscrivetevi al canale e condividete. Ciao!